Oggi un video leggero come una piuma. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi vi farò vedere come trasformare dello squallido insignificante spago in una piuma bellissima che possa fungere da pendaglio per i vostri mobili, da abbellimento, da segnalibro per i vostri libri o da portachiavi per le vostre case. Da quello che volete, facciamo insieme una valanga di piume. Spostiamoci di là e vediamo cosa occorrerà. Ed ecco l'occorrente per preparare la nostra bellissima piuma che io poi farò diventare un portachiavi. Quindi per farla diventare un portachiavi, un anello per portachiavi. Se invece non volete farla diventare un portachiavi ma un pendaglio, questo non serve. Del filo di cotone, questa è una treccia di cotone, semplicemente un filo che vedete è composto da tanti fili di cotone uniti, quindi è un filo, questo sarà a 10 capi. Dello scotch carta, un paio di forbici che abbiano un buon taglio e una spazzolina di queste a spillo, quelle per pettinare gli animali, per intenderci i cagnolini. Cominciamo subito. Come prima cosa tagliamo un filo della lunghezza di 30 cm e mettiamolo in doppio. Con lo scotch carta fissiamolo al piano di lavoro, così. Adesso quello che dovremo fare sarà tagliare tanti pezzettini di cotone, voilà, della lunghezza di 15 cm. Questo dipenderà molto da quanto vogliamo fare lunga la nostra piuma. Vi dirò soltanto alla fine quanti pezzettini di spago ho utilizzato, ve lo potrò dire appunto soltanto alla fine del lavoro. Con i nostri pezzettini di filo, i miei sono lunghi circa 20 cm, pieghiamoli a metà, quindi uno e due, così, e mettiamoli uno con l'occhiello chiuso da una parte e uno con l'occhiello chiuso dall'altro. In più ne metteremo uno sotto e uno sopra il filo, quindi faremo passare i due capi di quello sotto sopra e dall'altra parte i due capi dentro l'altro occhiello. Se non l'avete capito non vi preoccupate perché lo rifacciamo. Quindi tiriamo fortissimo così e lasciamo i capetti liberi. Quindi rifacciamo, questa volta faccio passare sotto quello chiuso a destra e sopra quello chiuso a sinistra. Quindi faccio entrare la parte libera di quello chiuso a destra in quello chiuso a sinistra e viceversa, e spostandomi verso l'alto tiro su così e stringo, voilà, e rifaccio la stessa cosa. Capetto chiuso a sinistra lo passo sotto, capetto chiuso a destra lo passo sopra, faccio entrare i due capi liberi all'interno dell'occhiello da una parte e dall'altra così e tiro su. Facendolo vi verrà un lavoro automatico, non vi preoccupate, non è per niente difficile. Stringo e tiro fortissimo e vado avanti per quanto voglio che sia lunga la mia piuma.
Una piccola notazione, come vedete io l'occhiello superiore lo faccio venire una volta da una parte e una volta dall'altra, mentre nella gran parte dei video che vedrete in giro l'occhiello viene sempre messo da una parte sola. A me proprio per bilanciarlo visivamente mi piace alternarlo. Per alternarlo dovrete di volta in volta mettere nella parte inferiore la parte che volete risulti come occhiello sovraesposto e metterla sotto, così. Quindi con quello della parte superiore andare ad insinuarvi nell'occhiello sottostante e tirare, così, vedete, i capetti, e dovete alternare di volta in volta questa posizione. Quindi la volta successiva l'occhiello che va sotto sarà messo dall'altra parte, ma sempre nella parte inferiore del filo, e andranno inseriti all'interno i capi liberi, quindi tirati sugli altri, così. In questo modo questo occhiello sarà altalenante. Se invece li ponete sempre nella stessa maniera, questo filo sarà continuativo e dall'altra parte sarà sempre tutto libero. Alla fine, proprio quando abbiamo finito, facciamo un bel nodino per chiudere benissimo il nostro lavoro. Adesso piano piano con la spazzolina, quella per i cagnolini, pettiniamo tutte le fibre e quindi srotoliamo in pratica quella che è la struttura del filo. E adesso il passaggio che nessun tutorial vi dice: se il vostro filo è particolarmente ammaccato, inumiditelo con un goccio d'acqua e passate velocemente col ferro da stiro. Una volta stirato il vostro manufatto, ripettinatelo l'ultima volta ben bene, mettetelo davanti a voi e ritagliate la forma della piuma, che dovrà avere così una forma a scudo assolutamente però ben tagliata. Ed è pronta per essere usata, appesa alla maniglia di un bel cassettone, piuttosto che come reggitenda, piuttosto che come pendaglio, come decorazione per una chiappa sogni, bellissima. Io metto il gancetto e la userò come portachiavi. Ed eccola pronta per essere un bellissimo portachiavi. Usatela come meglio credete, da appendere a un cassettone, come reggitenda, piuttosto che come decorazione per una chiappa sogni. La mia è diventata un portachiavi. E voi per cosa le userete le vostre bellissime piume? Fatemelo sapere lasciando un commento qui sotto. Quindi vi lascio le foto e noi ci vediamo subito dopo per altre chiacchiere. Ciao!
Visto che belle le nostre piume di spago, io le potete fare di spago, di corda, di qualsiasi materiale sfrangiabile. Sono bellissime, di grande effetto, facilissime da fare e trendissime. Sono, diciamo, il must di quest'estate. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un pollice in su e una condivisione. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e schiacciate quella campanella in modo da essere allertati ogni volta che c'è un nuovo video e non perdervelo. Io vi aspetto su tutti i miei social, su Facebook, su Instagram, sempre Arte per Te, pennello bianco su fondo rosso, e naturalmente vi aspetto qua per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!